Ciao a tutti! Oggi prepareremo la caramella di sfoglia con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, melanzana tagliata a cubetti, zucchina tagliata a cubetti, zucca tagliata a cubetti, scalogno, peperone tagliato a cubetti, aglio, sale, pepe, olio e provola tagliata a cubetti. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, e l'aglio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere i peperoni, la zucca, le zucchine, le melanzane. Il pepe. Il sale e facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Le verdure sono cotte, togliere il liquido in eccesso. Dopo aver tolto il liquido in eccesso, mettiamo le verdure nella pasta sfoglia. Livelliamo bene. Mettere il formaggio. E chiudere la pasta sfoglia a caramella. Lasciando socchiusa una parte al centro. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La sfoglia è pronta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Caramella di sfoglia con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!